Ed eccoli qua, i finocchi gratinati con la besciamella, la mia versione. Se vuoi vedere come realizzarli, guarda il video fino in fondo. Buongiorno a tutti voi e benvenuti nella mia cucina. Oggi trasformiamo un contorno semplice in qualcosa di goloso. Realizziamo insieme i finocchi gratinati. Per realizzare questo piatto ci occorrono davvero pochissimi ingredienti. Eccoli in bella vista, vediamoli insieme uno per uno. L'ingrediente protagonista questa volta è il finocchio. Ce ne occorrono almeno un paio, meglio tre se siete golosi. Come ben sapete, il finocchio maschio si presta bene ad essere consumato crudo, quindi utilizziamo quelle femmine, ma va benissimo entrambi se li avete a casa. Del pan grattato, aromatizzato, questo è fatto in casa da me, fatelo anche voi. Se non avete tempo potete usare anche quello classico, normale, non ci sono problemi. Ci occorre un pizzico di sale, un po' di pepe nero, qualche ciuffo di finocchietto selvatico, un goccio di olio extravergine di oliva, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, li andremo a ricoprire con la besciamel, quindi ci occorrono 50 g di burro di altissima qualità, 500 ml di latte fresco, 50 g di farina 00 e un pizzico di noce moscata. Gli ingredienti sono tutti qua, andiamo ai procedimenti, ma prima sigla! La prima operazione che dobbiamo fare è quella di preriscaldare il forno e portarlo a una temperatura di 220 gradi. Una volta fatto questo ci possiamo concentrare sulla pulizia dei finocchi. Andiamo ad eliminare la parte sovrastante, eliminiamo la parte retro e andiamo a tagliarla in due per il lungo, ok? Vado a eliminare la barbetta interna del finocchio in questa maniera, così. E andiamo a tagliare il finocchio in fettine di circa un centimetro. In questa maniera qui. Ora li passiamo sotto l'acqua fredda ed eliminiamo tutti i residui di terra ed eventualmente anche delle foglioline. Vado ad aggiungere nei finocchi lavati un po' di sale e qualche goccia di olio extravergine di oliva. Condisco il tutto, giriamo bene. Inserisco i finocchi così conditi dentro una vaporiera. Nulla vi vieta di farli anche bolliti in acqua, però sinceramente ve lo sconsiglio perché la parte aromatica del finocchio viene lavata via. Per questo motivo, per accentuare il sapore di finocchio al piatto finale, preferisco farli in una vaporiera. Li faccio andare nella vaporiera per almeno una quindicina di minuti. Nel frattempo che i finocchi si cucinano, andiamo a preparare la besciamel. La prima cosa che facciamo è mettere a scaldare il pentolino sul fuoco in modo da poter sciogliere il burro lontano dalla fiamma. Ora, con la pentola calda andiamo a versarci dentro il burro e iniziamo a farlo sciogliere così. Deve pian pianino sciogliersi e poter diventare nocciola. In questa maniera siamo sicuri di non bruciare il burro. Quando si sarà sciolto completamente iniziamo ad aggiungere la farina. Lo facciamo in tre fasi, questa è la prima fase. Dopodiché, piano piano, quando si è amalgamata, aggiungiamo ancora la seconda dose di farina e così anche con la terza. Così facendo, piano piano, senza creare grumi, andiamo ad ottenere quello che in gergo tecnico viene definito un roux bianco. Questa è la base per la nostra besciamella. Ora che siamo certi che non ci sono grumi, possiamo aggiungere la prima fase del latte anche a temperatura ambiente. Iniziamo a mescolare in modo da stemperare il tutto e a non creare grumi, questo è fondamentale. Come potete vedere qui ce ne sono pochissimi, ora è il momento di poter aggiungere la seconda parte del latte. Andiamo avanti così, sciogliamo per bene tutto il latte insieme al nostro roux e una volta che siamo pronti, ci siamo sicuri che sia completamente disciolto, possiamo andare così sul fuoco. Ora prestiamo molta attenzione, dobbiamo continuare a mescolare in modo da far sì che si addensi la salsa. Questa è un'operazione che viene abbastanza veloce. Nel momento in cui ci accorgiamo, come adesso, che la salsa si sta formando, che abbiamo raggiunto i 90 gradi, che è il punto di gelificazione della salsa, siamo pronti. Ora vedete, in questa maniera la salsa inizia a scrivere, si dice in gergo tecnico.
la portiamo fuori dal fuoco ed aggiungiamo il sale, una manciata, e poi la nostra noce moscata, che ci vuole, mettetela. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, perfetta. Allora, adesso andiamo a riempire il nostro contenitore. Facciamo una base sotto con la besciamella, la mettiamo bene ovunque, la spargiamo bene in tutti i suoi lati in modo da fare una base bella compatta. Dopodiché spargiamo bene con il nostro cucchiaio e andiamo ad inserirci dentro i finocchi cotti. Li andiamo a mettere ovunque, cerchiamo di coprire tutto il contenitore. Cioè, non sovrapponiamoli tutti, ma cerchiamo di spargerli bene. Ecco, così belli pieni, così va bene. Ora andiamo dentro con il parmigiano, iniziamo con la prima manciata. Non lesinate in questa fase, però comunque trattenetevi, perché adesso andiamo dentro ancora con la besciamella. Facendola così bella liquida, riusciamo a coprire bene tutte le parti dei finocchi e poterla riempire completamente. Una volta che abbiamo completato con la besciamella, torniamo di nuovo a cospargere con il formaggio. Questa volta lo riempiamo tutto, come se non ci fosse un domani. Andiamo avanti così e quando siamo belli certi di aver coperto ogni parte della nostra teglia, andiamo sopra con il pan grattato. Questo è quello tostato, è aromatizzato con l'aglio, ci sono dentro anche i taralli, il pane secco, c'è un po' di tutto. Fatelo in casa, che è la cosa migliore, e anche qui abbondate. Non lasciate lesinare in questo momento, perché questo darà la croccantezza al piatto finale. Una volta che abbiamo fatto il tutto, ultimiamo con dei filamenti di finocchio selvatico. Le mettiamo sparsi un po' qua e là e siamo pronti per poter andare in forno. Aggiungiamo ancora qualche goccia di olio extravergine d'oliva che serve durante la cottura. Forno 220 gradi 25 minuti. Ed ecco qua la nostra prelibatezza sfornata, andiamo ad impiattarla. Mi aiuto con un coppa pasta e una palettina. Ed ecco pronti i finocchi gratinati. Ed eccomi pronto a sacrificarmi con una forchettina. Vediamo come sono venuti. Sicuramente filanti. Eccoli qua, sono caldissimi ancora. Roventi, oserei dire. Mi metto qui a favore di camera e andiamo. Strepitosi. Sono ancora un po' caldi, questo lo ammetto. Vado ad assaggiarne ancora un pezzettino. Il finocchietto. La panatura sopra, mamma mia che buono, la besciamella, che spettacolo. Sono rimasti davvero delicati, il sapore del finocchio si sente bene, non viene coperto da niente. Che delizia. Questo è davvero un piatto velocissimo da fare, strepitoso, sorprenderete tutti i vostri ospiti, io me li mangio, mi sorprendo da solo. Mamma mia. Così facendo si rende veramente un piatto semplice come il finocchio al vapore in qualcosa di golosissimo e strepitoso. Se la ricetta vi è piaciuta, vi fosse venuta voglia di replicarla, fatelo, scrivetelo nei commenti, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, fate tutto quello che volete, io vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Grava Pelata, ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, meno male che è bollente, se no finivo subito al momento.